Erano gli Aerosmith con Ragdoll alle 8:43 minuti. Oggi è giovedì e direte: oh, ma è giovedì, noi parliamo di teatro, parliamo con Tamara Malleo. Oggi cosa avete fatto? L'avete tirata via perché è venuta la regina degli spot? No, no, no! È qui con noi. Eccola qui, sorridente. Regia, stacca che sta facendo un sorriso bellissimo. Vogliamo anche vederla sorridente così, illuminante. Tu sei l'illuminante della Anche un nostra po' giornata. illuminata, diciamo così. Stamattina ho trovato questa luce diversa, diciamo così, che casa mia c'ha tre fonti di luci, Brava, quindi vabbè, vabbè. sei ecocompatibile, sei a risparmio energetico, va Sono bene. molto a risparmio energetico, sì, sicuramente. Buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio di Good Morning Milano. Allora, Fabio, oggi Dica, 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 pensando a dica. te, allora oggi pensando a te, ho scelto davvero tre teatri molto, anzi, due teatri in uno spazio molto diversi, molto lontani tra loro. Ok. E mi sono informata anche come raggiungerli. Bravissima. Allora, partiamo subito da uno che, di cui, un teatro di cui parliamo spesso, ma che in realtà propone anche in questo periodo, quindi fine maggio è comunque un periodo un po' più tranquillo, diciamo, rispetto alla produzione teatrale solita, ma il teatro Elfo Puccini in questo momento porta comunque in scena davvero molti lavori e molte compagnie interessantissime. In questo caso c'è una compagnia al teatro Elfo Puccini fino a domenica che io seguo dal 2012, quindi in realtà è proprio una compagnia che mi accompagna Quando si dice compagnia, appunto, in quel caso. Esatto, bravissimo. Ed è la compagnia OIS, è una compagnia che si è formata nel 2008, se non mi sbaglio, 2008-2009. È una compagnia che è composta da 10 attori della Accademia dei Filodrammatici e poi negli anni, chiaramente, diciamo così, la compagnia è cambiata perché alcuni elementi all'interno della compagnia sono cambiati, come è giusto che sia, perché nel corso del tempo tutto cambia. E adesso portano in scena, loro sono molto legati ai classici, hanno lavorato moltissimo su Chekhov e in questo caso si sono confrontati con un grande classico che in qualche modo è presente nelle nostre vite nel periodo scolastico, cioè La coscienza di Zeno. La coscienza di Zeno è appunto questo testo che molti di noi incontrano alle superiori, che non sempre viene visto in maniera, diciamo così, molto entusiasta. Ah, perché qualcuno lo vede entusiasta? Non capisco. Esiste qualcuno che in quel periodo l'ha visto in maniera entusiasta? Ah, ok, Appunto, infatti, non appunto, puoi togliere il però. quasi mai, mai viene visto. Mai? Vabbè, magari qualcuno invece dice l'ha letto e gli è piaciuto. Io non metto in dubbio. Devo dire che io ammetto che l'ho trovato non particolarmente, diciamo così, vicino alle mie Ecco, corde. ma invece si può? Come? Ma invece la compagnia OIS entra dentro questo romanzo e appunto poi porta a teatro l'incoscienza di Zeno, cioè propone attraverso questa loro lettura una visione del romanzo, ma soprattutto dei personaggi del romanzo e quindi di Zeno, di Ada, di Guido, cioè di tutti i personaggi, Agostina, di tutti i personaggi che ruotano intorno a Zeno, dello psicanalista, in una versione davvero molto contemporanea. E devo dire che Fabio Zulli, che interpreta Zeno, riesce a portare proprio le caratteristiche umane di questo personaggio, quindi rendendolo molto vicino a chi sta guardando lo spettacolo. Quindi con quelle caratteristiche umane legate all'inettitudine, legate alla incapacità di prendere una posizione, di riconoscere davvero qual è il senso dell'amore o della propria presenza nel mondo. Quindi vi devo dire che questa lettura con la regia di Umberto Terruso, poi in scena ci sono alcuni degli attori della compagnia, Francesco Meola, Daniele Crasti, poi ci sono Francesca Gemma, Livia Castiglioni, Dario Merlini, veramente c'è un cast che è riuscito a cogliere gli aspetti più umani di questo romanzo, a portarli in scena e devo dire che io ieri sera sono andata a vederlo e c'era una platea di ragazzi e ragazze di scuole superiori ed erano assolutamente conquistati da questa versione. Oh, Quindi vedi. devo dire che anche un pubblico giovane, io consiglio anche alle famiglie magari di portare i loro ragazzi, le loro ragazze a vedere questo spettacolo, che sicuramente appunto è un testo che incontreranno nel loro percorso scolastico e che devo dire conquista l'attenzione e la curiosità, cioè alla fine erano tutti, volevano tutti intervenire,
tra loro per confrontarsi sulla versione che avevano visto dell'incoscienza di Pike. Oh, bello, vedi come si può ribaltare subito. Una, vedi, ecco, adesso avremo qualcuno che dirà: oh, sai che quando andavo al superiore mi hanno presentato una roba che invece non era pallosa. Ah, meno male, bravissimo. Questo infatti, ho sentito dei ragazzi che dicevano: ma vedi che il romanzo può anche non essere palloso? Effettivamente, versione era. Secondo me molto bello. Concreta e molto vivace. Elfo Puccini. Fino a domenica Elfo Puccini, abbiamo detto, Corso Buenos Aires, metropolitana Lima, metropolitana Porta Venezia. Ormai siamo lì tutte le settimane, quindi ormai questa, esatto, ma mi sa che ci troveremo, perché hanno veramente una stagione, diciamo così, estiva. Molto. Adesso dove ci porti? Spostiamo al teatro Out Off, siamo in via MacMahon, quindi metropolitana 5 Cenisio, è un teatro di cui non abbiamo mai parlato, ma in realtà appunto si trova in una zona un po' defilata, diciamo così, di Milano, quindi non in zona centrale, ma appunto facilmente raggiungibile, peraltro insomma si può anche parcheggiare in quella zona. E ve ne parlo perché all'interno della rassegna prendiamo posizione, c'è uno spettacolo che si chiama Inegalité, Olympe e la rivoluzione negata. Stiamo parlando di uno spettacolo della compagnia Ensemble Teatro, una compagnia relativamente giovane, perché i ragazzi si sono diplomati alla Paolo Grassi qualche anno fa, quindi insomma sono ancora davvero giovani anagraficamente. Sono in scena da stasera fino al 2 giugno. Inegalité e Olympe, la rivoluzione negata, è la storia di Olympe, vi dico subito il cognome, Olympe de Gouges, che è una rivoluzionaria nel periodo della rivoluzione francese, che ha detto: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere il diritto di salire sulla tribuna. Quindi significa che in un periodo in cui la donna veniva appunto non presa in considerazione per la parola, lei invece si batte affinché la propria parola come donna potesse essere presa in considerazione e rispettata, anche in un periodo in cui parlare significava finire alla ghigliottina. Quindi una donna rivoluzionaria, molto coraggiosa, che per esempio è rimasta vedova molto giovane e poi non si è più sposata, per evitare che il matrimonio diventasse la tomba della fiducia e dell'amore. Quindi una donna rivoluzionaria molto per i suoi tempi, perché a quel tempo il matrimonio per una donna era l'unica possibilità pensabile. Nemmeno 2 anni dopo lei porta la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, quindi veramente una grande rivoluzionaria. Allora hanno voluto portare le parole di questa rivoluzionaria in scena attraverso il testo di Giulia Trivero, e in scena ci sono Giulia Amato e Gabriele Anzaldi con la regia di Andrea Piazza, che sono appunto, fanno parte della compagnia Ensemble Teatro. Quindi devo dirvi che poi loro lavorano molto sul suono, su una performance, diciamo così, in scena, quindi una visione molto anche moderna, contemporanea della narrazione classica, diciamo così, di un monologo, quindi una rivisitazione abbastanza nuova. Teatro Out Off, metropolitana 5 Cenisio, o col tram 14, 12. Cioè, proprio la fermata del tram davanti, sì, quindi ci arriva facilmente. Esatto, si può raggiungere facilmente. In un quartiere che vede tantissimi teatri intorno, perché c'è il Teatro della Memoria praticamente nella via di fianco, il Teatro Guanella in fondo a destra, quindi c'è veramente una roba, nonostante sia defilato, diciamo, dal centro della città, invece ne ha tante. Abbiamo pochissimi minuti, Tami, l'ultimo appuntamento di oggi, dove ci vuoi portare? Allora, sono velocissima perché vi dico che dal 4 giugno inizia una rassegna, un festival che si chiama Da vicino nessuno è normale, di cui parleremo più avanti. Si trova nella zona dell'ex ospedale Paolo Pini, quindi siamo in zona Affori, e ci sarà una rassegna che appunto inizia il 4 giugno fino al 4 luglio, con tantissimi spettacoli, tra cui uno spettacolo della compagnia Fanny Alexander, Maternità, di cui parleremo poi prossimamente. Beh, festival pazzesco che vi invitiamo ad andare a vedere, perché davvero ogni anno c'è ed è sempre meglio, quindi si aggiorna sempre di più, sempre al passo coi tempi, in un luogo pazzesco, bellissimo, perché bellissimo. Cioè, non so se è un parco. Tra l'altro quest'anno faranno anche degli approfondimenti su Basaglia, perché c'è il centenario di Basaglia, e quindi poi, essendo un ex ospedale psichiatrico, loro appunto sono molto attenti a tutte le tematiche legate alla salute mentale. Beh, Tamara, allora grazie mille davvero di tutti i tuoi aggiornamenti teatrali. E continueremo. Va bene, dai. Allora, grazie mille davvero, Tamara. E alla settimana prossima, allora. Buona settimana. Ciao, Tamara, grazie, ciao.